Calciocomuno.it, siamo con Marco Contessi che, come avete visto dal nostro pagellone settimanale, è uno dei grandi protagonisti di questa settimana. Allora, innanzitutto descriviamo la tua emozione e l'importanza di questi due gol di domenica che hanno regalato i 3 punti al Valle. Allora, questa è stata un'emozione nuova per me, diciamo, perché già mi sono ritrovato in una realtà completamente diversa rispetto a quella a cui ero abituato, perché inserirsi in una prima squadra con gente adulta non è così semplice come sembra. Certo, segnare la prima doppietta è sempre un'emozione molto particolare e quindi diciamo che anch'io non me l'aspettavo quando il secondo pallone è entrato in porta, non ci volevo credere neanch'io. Un abbraccio a fine partita con Mister Giorgi che sta tutto a dire la felicità del mister dei gol di uno dei suoi giovani, perché questo non dimentichiamo che è una squadra giovane e soprattutto la liberazione per 3 punti molto importanti. Beh, diciamo che venivamo da un periodo non molto semplice, alcune sconfitte consecutive, quindi sentivamo il bisogno di riprenderci da questo periodo negativo e il mister ci ha aiutato molto in questo periodo, spronandoci sempre, e infatti una delle sue caratteristiche principali è la grinta e penso che sia una delle caratteristiche che più riesce a passarci sia durante gli allenamenti che durante la partita e quindi si sente molto che è vicino al gruppo proprio come persona oltre che come allenatore. Questo è un anno di grandi cambiamenti al Valle Camonica, perché prima era una squadra comunque dove c'erano dei senatori che quest'anno sono andati via per un motivo o per un altro. Che squadra è questa Valle Camonica? Dove può arrivare? Secondo me, questa squadra può andare molto lontano, siamo un gruppo molto unito, anche per il fatto dell'età, i cosiddetti vecchi, perché poi non sono del tutto vecchi, i giocatori che hanno più esperienza di noi, ci stanno molto aiutando a inserirci sia all'interno del gruppo sia all'interno di una realtà che è molto difficile, perché come campionato secondo me è un campionato molto particolare e molto difficile, si vede anche dalla classifica molto corta che è un campionato molto equilibrato. Quindi per noi giovani è molto importante avere una guida sia durante la settimana che poi durante la domenica in campo. Parliamo del campionato. Tanti dicono che il Sant'Angelo ha praticamente già vinto. Tu cosa dici? Travagliato, Prodesenzano, potranno dargli fastidio oppure no? Secondo me Sant'Angelo, avendoci giocato contro, è una spanna sopra rispetto agli altri, anche se comunque Travagliato, anche la stessa di Genzano che ci ha sconfitto in casa, hanno dimostrato di avere i numeri per poter dar fastidio, anche se il distacco attuale dei punti è abbastanza proibitivo per essere a metà stagione. Parliamo di te, visto che di cose nella tua giovanissima carriera come ne hai tante da raccontare. Dici da dove nasci calcisticamente fino ad oggi. Allora, la mia carriera calcistica, diciamo, è iniziata ancora ai tempi del Brescia Camuna, che mi ha dato l'opportunità di trasferirmi a Brescia, in un settore giovanile molto importante, che è quello della Voluntas, che mi ha fatto crescere e mi ha fatto imparare molte cose fin da quando ero bambino. Poi da lì sono passato a Lumezzane per 3 anni e anche lì ho cominciato a calarmi in una realtà molto particolare perché all'interno del professionismo ci sono molte componenti che all'interno del calcio dilettantistico non ci sono e quindi ho imparato molte cose anche lì a Lumezzane. Poi mi sono trasferito per un anno qui ad Arfi in prestito e anche questo è stato un anno molto importante per me, con la guida di Vito Serini. E poi l'anno scorso ho fatto un anno ancora tra i professionisti, nelle giovanili, a Rodengo. Poi, visto il fallimento del Rodengo, ho avuto l'opportunità di trasferirmi qui a Valle Camonica e ho accettato più che volentieri. Quali sono invece i tuoi obiettivi per questa stagione e per il futuro della tua carriera? Allora, per quanto riguarda questa stagione, l'obiettivo principale è la salvezza della squadra, penso che quello sia il punto fondamentale da raggiungere. A livello personale, no, non penso di potermi porre degli obiettivi particolari perché essendo al primo anno non conosco ancora bene com'è la situazione. Per quanto riguarda la carriera in generale, penso che anche lì non si può dire più di tanto perché ho ancora tanto da dimostrare, ho ancora tanto da fare. E gli anni davanti, secondo me, sono ancora tanti, quindi spero di arrivare più lontano possibile, ma vedremo. Ultima domanda, la regola che tu dicevi prima dei giovani, tu sei un 93, è più l'aiuto che vi dà o più la penalizzazione verso dei ragazzi che comunque tu hai detto sono catapultati in una situazione a volte più grande di loro?
Allora, la regola dei giovani secondo me come concetto è giusta, ma secondo me è sbagliato il modo in cui viene applicata, perché obbligare la società a far giocare dei giovani che magari non hanno ancora avuto la possibilità di calarsi del tutto all'interno di questa realtà potrebbe penalizzare oltre il gioco e a livello del campionato anche gli stessi giocatori. Certo, per noi giovani è una grande opportunità essere lanciati in un campionato che può essere l'Eccellenza, la Serie D o anche la promozione, la prima categoria. Però ci vorrebbe secondo me un'introduzione più graduale, perché inserire magari un 94 o un 93 che hanno alle spalle solo un anno di juniores o di Beretti o di Primavera o addirittura un anno di allievi, secondo me è troppo grande il salto, quindi si rischia di bruciare un giovane.